Finisce a reti bianche l'andata della semifinale della Pollo Scudetto Serie D tra Sestri Levante e Pineto. I biancazzurri dunque conquistano un pareggio a reti bianche sul campo della corazzata del girone A di Serie D. Il match incomincia con i padroni di casa che ci provano al nono. Conti si districa bene in area, avanzando e trovando il salvataggio in spaccata di Mercorelli. Nuovo tentativo al 19esimo con un diagonale al volo di Troiano dei 16 metri che il numero 1 biancazzurro neutralizza. Il Sestri Levante ancora più pericoloso al 24esimo con una doppia occasione su corner. Mercorelli è strepitoso sia sul colpo di testa di Conti che sul successivo tap-in di Daniello. Ancora i padroni di casa alla mezz'ora, il diagonale in area di Conti viene deviato con la punta delle dita da Mercorelli. La prima occasione del Pineto arriva al 44esimo, calcio di punizione centrale di Losicco dei 20 metri in due tempi, disinnesca Anacura. Nella ripresa la partita inizia in maniera più equilibrata, nel complesso più avara di emozioni. Al 19esimo in profondità, podda per Conti, ancora una volta super Mercorelli, gli si oppone in angolo. Al 21esimo ci prova il Pineto con Maio dalla distanza, la sfera sfiorata da Anacura fa il pelo alla traversa, ma l'arbitro non ravvede il tocco dell'estremo difensore di casa. Nuova opportunità per il Sestri a 10 della fine con un colpo di testa da due passi di pane su azione d'angolo, sul quale plastico Mercorelli a respingere con un balzo fellino. L'ultimo tentativo è per il Pineto al 47esimo con una botta dalla lunghissima distanza di Emili che non crea troppi problemi ad Anacura. Finisce così a reti bianche il match di andata della semifinale della Pollo Scudetto tra Sestri Levante e Pineto. Sì, ci siamo soddisfatti. Unico neo, se possiamo dire, che abbiamo avuto molte palle in ripartenza, le abbiamo sbagliate quasi tutte nell'ultimo passaggio, quindi questo è l'unico rammarico. Sapevamo che incontravamo una squadra forte, ma lo zero, il risultato insomma ci accontenta. Quanto ha pesato la Coppa Italia? È chiaro, abbiamo fatto 1200 km in tre giorni, diciamo che i giocatori ormai vivono nel pullman, a parte gli scherzi, sì, un po' è pesato, però fa parte del gioco, anzi siamo felici, significa che stiamo facendo molte trasferte perché abbiamo vinto Coppa Italia e adesso proviamo a vincere questa Pollo Scudetto. Sì, Mercorelli sappiamo il suo valore, anzi oggi non doveva giocare, doveva giocare De Gidio, ma non si è sentito bene in nottata e ha giocato lui, quindi merita a lui, ma merita a tutta la squadra che ha dimostrato ancora oggi che sta a soffrire sempre e in ogni campo, diciamo. Sì, è chiaro che adesso vogliamo arrivare alla finale e daremo tutto negli ultimi 90 minuti di domenica per superare questo ostacolo ostico, però noi ci siamo.